un rimorchiatore spagnolo è riuscito ad agganciare il Modern Express, il cargo alla deriva, che si trova attualmente a 44 km dalla costa francese. A bordo della nave completamente inclinata su un fianco, oltre a stock di legno e macchinari, 300 tonnellate di gasolio a rischio inquinamento. Quello avviato questa mattina è l'ultimo difficile tentativo di recupero per evitare lo schianto con la costa francese. Ci sono una possibilità su due di farcela, ha detto il ministro dell'ambiente, Ségolène Royal.